prego, prendo così tutta la volevo chiedere quali idee ci sono per rilanciare la zona industriale. Ti faccio questa domanda, Emanuele, perché io l'avevo posta anni scorsi in altri siti. Mi è stato risposto che è colpa della congiuntura economica, è colpa addirittura dell'evento dell'11 settembre. Io volevo chiedere, ma la politica ha coscienza che non deve sempre dare la colpa agli altri, nel merito della tua politica, ha la responsabilità di prendere un'iniziativa su questo campo, perché c'è sempre colpa agli altri. Allora io mi chiedo, ma chi ci sta a fare la politica? Se è sempre colpa di sovraeventi, invece io credo che i protagonisti, in questo caso sei tu e la tua futura squadra, debbano lavorare concretamente per mettere in campo delle proposte per rilanciare poi il mondo produttivo, perché se si vogliono tenere giovani a cavartene, come dice il tuo programma, bisogna lavorare su questo. Però in prima persona, andando a bussare a tante porte, magari un domani qualcuno aprirà, però non dando sempre la colpa a eventi esterni. Guarda, io purtroppo ho avuto la sensazione che qui a Cavarvere ci fosse sempre la responsabilità di altri, mai dei protagonisti che sono comparsi sulla scena pubblica. Allora, io ho incontrato già alcune aziende lì in zona industriale a Cavarvere proprio per sentire il polso della situazione. Io anche prima l'ho detto che la prima cosa che dovremmo fare è unire le due zone artigianali. Mi dicevano, zona industriale e zona artigianale, mi dicevano che c'erano dei problemi burocratici sul fatto che una era commerciale rispetto a un'altra che era industriale. Però io mi sono già informato all'assessorato regionale. Questi sono problemi burocratici che avevano dappertutto. Bisogna fare un'istanza attraverso anche le associazioni di categoria per proporre la possibilità che le due zone possano avere una configurazione anche amministrativa uguale. Prima cosa. Poi io parlando con questi due o tre imprenditori, mi dicono: Emanuele, la prima cosa, qua d'estate abbiamo l'erba alta 2 metri. Cioè, ha problema. Il problema a Cavarvere non può essere l'erba. Il problema a Cavarvere, l'erba deve essere tagliata, deve essere fatto un piano serio di persone che vadano a tagliare l'erba, perché se gli industriali o le persone che vogliono venire a investire a Cavarvere vengono qui e vedono una zona industriale con l'erba alta 2 metri, che non si vede neanche una dita dall'altra, è un biglietto da visita assolutamente incredibile. Io dico una cosa, un'amministrazione che deve parlare con tutti, ma proprio essere presente. Io penso che il sindaco non sia mai andato in zona industriale, non abbia mai parlato con quelli dei cicli Esperia che sono in difficoltà o i cicli Bottecchi, non abbia mai parlato, non abbia mai capito che ci sono di quei buchi che le sistemano loro. Io penso che se un'amministrazione è vicina, esiste anche un rapporto col mondo imprenditoriale che ti può dare una mano. Come può uno venire a investire a Cavarvere? Una cosa incredibile. Cioè, una zona industriale come Cantarana sta avendo, diciamo, una piccola espansione, noi non riusciamo a portare nessuno qui a Cavarvere. Proveremo in tutte le maniere, assolutamente, ma quello che più voglio dire è il contatto e il dialogo con le categorie, assolutamente. Quella anche quella di fare i corsi per quelli che lavorano dentro con i fondi della Comunità Europea, i corsi di aggiornamento, di formazione. Poi un'altra cosa, voglio dire, dei nostri ragazzi disoccupati qua a Cavarvere, che nessuno ha formazione, vanno in giro a cerca di lavoro e cosa sai fare? So fare tutto, ma non ho niente. Un certificato di saldatura di un youtubista, oppure mi ricordo l'anno scorso che a Rosolina mancavano i pizzaioli durante il periodo estivo, c'erano tutti gli stranieri che andavano a fare, nemmeno un italiano che va a fare il pizzaiolo di sabato. Vogliamo fare queste cose, insomma, generare lavoro attraverso queste piccole iniziative. Ci batteremo in regione per tutti i bandi possibili e immaginabili. Faccio un esempio sulle opportunità che abbiamo perso. Il comune 2 anni fa, 3 anni fa, scusate,
il Galla antico Dogado di Lova aveva proposto, soprattutto per instaurare dei nuovi mercatini del gusto, dei chilometri zero, degli investimenti sul territorio. Noi non abbiamo fatto domanda. E faccio un esempio, il comune Corazzola cosa ha fatto? Ha istituito un piccolo mercatino del gusto nella piazza di Villa del Bosco e ha rimesso a posto con 150.000 euro la piazza di Villa del Bosco, creando questo piccolo... Perché non si poteva avere un'idea e farla nella nostra piazza di San Giuseppe, abbandonata da tutti? Creiamo queste iniziative, ma io ho bisogno di gente della società civile che si dia da fare, che vada in regione, che vada in provincia, a proporsi in maniera trasparente e anche in maniera coinvolta, perché chi non ama questo lavoro oppure questo servizio che stiamo andando a fare può stare a casa. Io dico, voglio persone motivate e andiamo a batterci per il nostro territorio.